parlo a nome delle nostre due liste civiche e diciamo subito che questo ordine del giorno ci vede nella sua filosofia fondamentalmente d'accordo, nel senso che noi troviamo in questi due ordini del giorno due aspetti positivi. Il primo aspetto è che, come è stato sottolineato, dico a noi gli ordini del giorno che un pochettino impegnano a parlare con la regione, eccetera, quella parte lì la riteniamo un pochettino debole, cioè nel senso che è evidente che poi nel governo, nella regione, poi del parere del comune di Padaronia non è che racconto per cambiare grandi cose, però ci piace lo spirito con cui è stato scritto per rimettere al centro dell'attenzione le scuole e far sentire una voce forte da parte dei gruppi del Consiglio Comunale di Paternò-Lugnano che la scuola è una priorità. Purtroppo in questi mesi l'abbiamo sentito spesso sulla bocca dei politici sia a livello nazionale che a livello più basso, dove più volte si è detto che la scuola era una priorità, quando poi in realtà sono risultate anche tante, tante, tante parole a vuoto. Il momento migliore per poter fare qualcosa della scuola sarebbe stato l'estate scorsa, dove purtroppo, parlo anche da insegnante, fino agli ultimi giorni prima dell'inizio della scuola superiore, noi avevamo veramente poche indicazioni su cosa avremmo fatto da lì a poco. Lo stesso è ad esempio accaduto durante le vacanze di Natale. Detto in maniera anche molto, con molta tristezza, però nelle chat degli insegnanti il 6 di gennaio ci scrivevamo: ma noi domani cosa dobbiamo fare? Quindi c'è questo parlato della scuola come priorità, che poi non è mai stato agito, lascia veramente tante perplessità, per cui ci sta anche un incitamento, una sottolineatura del fatto che poi quello che deve essere al centro dell'attenzione lo deve essere veramente la scuola. Sono d'accordo con l'ultima parte di quello che ha detto la consigliera Castelli, che il tema fondamentale dei trasporti è stato affrontato in maniera non adeguata. E quello poi è la vera fonte del contagio, o di molti dei contagi che purtroppo poi sono venuti a scuola, perché parlo anche per esperienza diretta di insegnante. I numeri effettivi dei contagi all'interno delle aule chiaramente ci sono perché il rischio zero non è possibile, però sono molto più bassi rispetto ad altri ambienti. L'altra cosa che ci interessa di questo ordine del giorno, per cui lo sosterremo col voto, è la parte in cui poi si parla anche di Paderno-Lugnano, perché non è soltanto un impegno per poter manifestare il nostro disappunto e la nostra attenzione alla regione o al governo nazionale. C'è anche una parte che parla dell'amministrazione comunale e che invita l'amministrazione su quello che ha già fatto, per cui riconosco anch'io le tante azioni che sono state fatte, ma ci sono ancora tante cose da fare. Non ultima, perché se dovesse essere veramente così, io ascolto le parole recenti del ministro che parla di una ripresa dell'attività scolastica con dei tamponi una volta alla settimana. Allora, io rimango veramente perplesso di affermazioni così forti e importanti, soprattutto rispetto all'operatività di questa operazione, per cui se dovesse succedere è chiaro che anche qui il Comune dovrà fare molto della sua parte per poter organizzare una cosa del genere, che a tutti gli effetti sarebbe una cosa fantastica, però la vedo veramente difficile, per cui spero che anche in questa occasione il governo sia uscito con una frase roboante che poi alla fine non avrà concretezza, perché sarebbe sì bello poter effettuare, certo, non penso proprio il tampone nasofaringeo perché quello sarebbe veramente devastante, però se ci fossero appunto la possibilità di usare quelli salivari che attualmente non sono ancora stati autorizzati, quindi c'è questa contraddizione fra le parole e poi i fatti concreti mi preoccupa parecchio. Speriamo se fosse possibile riuscire a farli. Anche in questo caso il Comune sarà chiamato a fare la sua parte, per cui mi piace l'ultima parte dell'ordine del giorno che invita l'amministrazione ad andare avanti nel lavoro fatto e la incita naturalmente a fare sempre meglio per concludere questo anno scolastico e perché poi alla fine possiamo ripartire insieme in presenza, perché poi sottolineo tutto quello che è stato detto prima anche dalla consigliera Landro.
e dalla consigliera Castelli, la didattica a distanza è soltanto un surrogato. La relazione è quello che fonda la scuola come presenza fondante, perché senza la relazione non c'è scuola. Per cui grazie, il nostro voto sarà positivo.